Amici di Gessa TV, siamo sempre insieme a Davide Michelis per commentare il 70-43 con cui la PU ha sconfitto Desio nella 10ª giornata d'andata di Serie B. Davide, un'altra vittoria partita dalla difesa, un'altra vittoria conquistata in avvio, lo possiamo dire. Un'altra vittoria per manifesta superiorità in questo periodo qua, e lo diciamo come sempre, più di sempre, con la massima umiltà e col massimo rispetto per gli avversari. Alla fine del primo quarto la partita era già chiusa, in una serata in cui Poltroneri, il nostro bomber, è steso a letto con influenza, una serata in cui Ricky Truccolo, che è un giocatore per noi offensivamente importantissimo, fa fatica a far canestro, ma si sbatte come sempre in difesa. Quindi voglio dire, una serata in cui non giochiamo al massimo delle nostre potenzialità in attacco, vinciamo di 30 dominando la partita contro una squadra che fin qua ha dimostrato di essere molto ostica. Quindi bene, mi sembra che ci sia un grande spirito, mi sembra che la mano allenatore ormai si vede in maniera piuttosto netta, che questi ragazzi stiano bene insieme e si divertano a faticare in difesa. La scelta di coach Lardo in avvio è stata quella di dare fiducia a Nobile in quintetto. Lo stesso coach Lardo ha detto ai microfoni di Udinese TV: non abbiamo un quintetto predefinito, tutti possono partire nei primi 5. Questa forse è la forza della squadra. Ma questo è anche un po' il basket moderno, devo dire che sia tatticamente che anche psicologicamente è stata una grande mossa, perché credo che Nobile, che nell'ultima a Bergamo aveva avuto magari poco spazio, oggi perdendo un quintetto ha avuto anche una scarica di adrenalina e ha fatto molto bene. 3 su 3 in avvio per lui. Sì, è un giocatore su cui abbiamo puntato forte, in cui crediamo molto, che deve togliersi questo velo di timidezza e dare libero sfogo a tutti i cavalli che ha nelle gambe. Quindi oggi ha fatto bene, ma devo dirti però, se devo scegliere, non so, un emblema di questa partita, scelgo Michele Ferrari, che ha giocato in condizioni assolutamente impossibili, con la maschera che gli impediva di vedere qualsiasi tipo di cosa. C'era bisogno che desse un minuto di riposo a Castello, Zacchetti lo ha fatto, fregandosene magari di eventuali brutte figure, che comunque non ha fatto. Quindi credo che Michele oggi abbia dimostrato che questo è un gruppo vero, abbia dato l'esempio, e quindi io gli dico bravo pubblicamente.